Salve a tutti cari amici di YouTube e benvenuti in questo unboxing del Nexus 5, lo smartphone di Google realizzato dalla LG. Ordinato domenica sera, è arrivato quest'oggi, mercoledì 27 agosto 2014. Apriamo il pacchetto, troviamo subito l'imbottitura e il foglio dell'ordine. Poi, tra l'altro, non capisco perché l'imbottitura la mettono solo sopra, come se il corriere, quando tirasse i pacchi, ritirasse solo da un verso. Vabbè, questo è solo una piccolezza. Apriamo la scatola, c'è all'interno una scatola più rigida, chiusa con due pezzettini di nastro bianco, che procedo ad aprire con il mio coltellino con la lama spezzata che non taglia una cippa. Ok, vediamo il marchio Google sulla scatola. Eccolo qua. Lo smartphone in tutta la sua bellezza, nero, il colore è bianco perché nero non era disponibile, è bianco solo sulla parte posteriore. Per me era, insomma, non era interessante il colore. Vediamo l'etichetta con il codice IMEI e la scritta Nexus. Procedo all'accensione. Display da 16 milioni di colori, 1080x1920. Memoria interna 32 GB, processore quad core 2,3 GHz, memoria RAM 2 GB. È stato consegnato dall'UPS il pacco già subito dopo un giorno. Ho ricevuto il codice della spedizione ed è stato possibile tracciare la spedizione in ogni singolo momento. All'interno della confezione abbiamo la chiavetta per estrarre lo slot dove è alloggiata la micro SIM. Eccola qua, una chiave molto, con uno spillo molto piccolo. Intanto, mentre il telefono si accende, vediamo cosa c'è nella scatola: cavetto USB e caricabatterie. Poi il foglietto sicurezza e garanzia. Qui ci sono alcune istruzioni così veloci per accendere il dispositivo, caricarlo e come inserire la SIM. Dato che sono passato da un, non è che cambio telefoni ogni anno perché non mi va di spendere troppi soldi, l'ultimo telefono che ho avuto era il Nokia 5008 Express Music, quindi sono passato dalla preistoria al XXI secolo in pochissimo tempo. Quindi, come vedrete, ecco, mentre sto cercando di accendere il telefono, cercare di capire un po' come funziona, sono molto molto impacciato, quindi capirete il perché dicendovi questo. Nonostante ami la tecnologia, nel campo dei telefoni celulari sono stato sempre molto restio ad aggiornarmi. Ecco, sto inserendo il codice della la chiave dirette per la wifi, che viene richiesta sin da subito. Non ho ancora inserito la SIM perché ce l'ho ancora sull'altro telefono. E bene, senza andare avanti nei particolari, naturalmente, ecco, intorno c'è pellicola dappertutto, e questo è un bene perché così il telefono è protetto da qualsiasi possibile rigatura. Ho ordinato anche una cover un po' particolare che copre bene il telefono utilizzandolo per lavoro, ma ancora mi deve arrivare, quindi per adesso ci teniamo le pellicole che ci sono, non avendo un'altra cover da inserire provvisoriamente. Non vi dico nient'altro perché, essendo semplicemente un unboxing, credo che non bisogna andare oltre. È un bel telefono, sicuramente per uno come me che passa dalla preistoria a questo tipo di tecnologia è un balzo avanti, per cui vi posso parlare solo positivamente, ma vi posso anche dire che con chiunque ho parlato che ne capisca qualcosa di smartphone, ho avuto comunque pareri positivi, e ringrazio chi me l'ha consigliato, perché è stato un po' un caso. Ero in cerca di un telefono e avrei preso tutt'altro, sarò sincero, ma sono stato consigliato, credo benissimo, da una persona che mi ha indirizzato verso questo tipo di telefono, che non sarà forse il telefono per eccellenza, no, di cui si parla sempre, ma sicuramente ha delle ottime qualità sia dal punto di vista hardware che, credo, software. Poi,
per il resto un po' di esperienza e vi saprò dire di più. Vi ringrazio per avermi ascoltato, al prossimo unboxing se mai ci sarà. Ciao!